Don Matteo 13, nona puntata. Greta in gravi condizioni. Don Matteo 13 sta arrivando al finale di stagione. Nel corso della nona puntata, che è in realtà la penultima, al centro dell'attenzione ci sarà Greta, che si troverà in gravi condizioni. Ad essere molto preoccupato per la sua vita sarà soprattutto Federico, il quale apparirà disperato, non sapendo se la sua amata possa salvarsi oppure no. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 13, dove eravamo rimasti? Caterina viene accusata di omicidio. Un fatto di cronaca della sua adolescenza la lega ad un avvenimento accaduto recentemente, facendola apparire come la principale sospettata. Don Massimo crede fermamente che Caterina non c'entri nulla ed inizia ad indagare per dimostrare la sua innocenza. Così, parte proprio da lei facendole una serie di domande. Federico, al contrario, non crede per niente nella buona fede della madre. Ormai certo che sia un'assassina, smette di parlarle e non crede assolutamente alle parole di Don Massimo. Natalina vive momenti di grande apprensione, perché una troupe televisiva andrà in canonica per intervistarla. Tra coloro che le porranno delle domande, c'è anche Gigi Marzullo. La donna è molto agitata e teme di non fare bella figura. Il colonnello Anceschi torna a Spoleto e si trova di fronte alla realtà della relazione tra Valentina e Marco. Don Matteo 13, nona puntata. Greta rischia la vita. Nel corso della nona puntata di Don Matteo, l'attenzione si concentra sulla povera Greta. Le condizioni della ragazza vanno incontro ad un netto peggioramento. Greta viene immediatamente ricoverata in ospedale ed i medici fanno sapere che il suo stato è grave. Di conseguenza, potrebbe anche non riprendersi mai più. Federico resta sconcertato dalla notizia e si lascia andare alla disperazione, all'idea di perdere la donna di cui è innamorato. Tutti ovviamente si stringono accanto a lui e a Greta, ma Federico decide di fare qualcosa. Il ragazzo infatti sostiene di non poter rimanere a guardare, mentre Greta sta lentamente perdendo la vita. Gli abitanti di Spoleto cercano di fargli capire che nessuno può fare niente di fronte ad una malattia così terribile. Federico però non si arrende e decide di cercare una cura. Il suo scopo è quello di trovare, magari, una terapia sperimentale che possa dare maggiori possibilità di sopravvivenza alla ragazza. Intanto, per via di un imprevisto, la piccola Ines è costretta a lasciare temporaneamente la sua sistemazione. Si tratta di un'emergenza, così Anna decide di accoglierla in casa sua. Don Matteo 13, nona puntata. Anna sogna di diventare madre. Anna inizia a prendersi cura di Ines. Quest'ultima si dimostra molto collaborativa e felice di questa temporanea convivenza. Anna però inizia a farsi delle domande. Vivendo a stretto contatto con una bambina tutto il giorno, comincia a chiedersi se potrebbe essere o meno una buona madre. La capitana, per la prima volta, crede che potrebbe davvero prendersi cura al meglio di un bambino tutto suo. Anna quindi inizia a provare un forte desiderio di maternità, che va di pari passo con l'intenzione di riavvicinarsi a Marco. Quest'ultimo intanto sembra aver risolto i problemi della differenza d'età con Valentina e la storia d'amore tra loro va a gonfie vele. Cecchini nel frattempo decide di coinvolgere Ines in una delicata operazione segreta ed anche Marco lo asseconda in questo. Anna viene tenuta all'oscuro di tutto, ma appena scopre quello che sta succedendo, va su tutte le furie. Questo potrebbe portare ad una nuova importante frattura, anche con Marco. Voi che cosa ne pensate? Credete che Greta riuscirà a salvarsi e che Federico potrà fare qualcosa per aiutarla a sconfiggere la sua malattia? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.